realtà quello che volevo fare io come proposta, se accettata da tutte, è sentire le due voci su qualcosa che è successo, perché finora abbiamo sentito soltanto una voce, anche se chiedo a Cecilia in realtà di farsi interprete di qualcosa che non è una posizione personale, ma la posizione del partito di cui fa parte, soprattutto non l'avevo avvertita, credo che le avrei chiesto di fare questo. Certo, infatti è preparatissima. E, nel senso che noi ne abbiamo parlato molto di quello successo a Bologna con il referendum, perché siamo amiche, giochiamo a tennis, a volte in squadra, a volte una contro l'altra, quindi in realtà anche nel gioco e nello sport ci sono degli scambi, c'è la collaborazione e poi te la trovi anche come avversario, c'è una bella dinamica dal punto di vista del dialogo e dello scambio. E mi ha fatto piacere che lei abbia accettato, perché volevamo provare a riportarla anche qui. E visto che secondo me è un processo che sicuramente per me arricchisce moltissimo, e immagino anche per lei. Allora, intanto mi presento, scusate, questo andava detto dopo. Sono Valentina Bazzarin, sono un cognome assolutamente veneto, come il Nodal Molin, adesso come si chiama adesso, cioè Lin mi caratterizza come veneta, ma quando ho compiuto 19 anni, quando mi sono iscritta all'università, ho scelto di non rimanere a Padova, dove avevo una storia non di militanza, ma di rappresentanza, nel senso che sono stata rappresentante di classe, del liceo, ero rappresentante di classe anche le medie quando ero in una scuola privata cattolica, e vi assicuro che non era facile dire certe cose e avere certe pretese e richieste quando avevi 13 anni e ti trovavi ad avere a che fare con i genitori della Padova Bene e dei professori che erano delle suore e dovevano e mantenere il punto su determinati argomenti. Quindi certe richieste mi sono resa conto che non erano ben accette, il diritto di parola era limitato in quel contesto, al liceo un po' meno, nel senso che ero in un liceo dove c'era una bella possibilità di esprimersi e di confrontarsi con opinioni diverse dalle mie, non era un liceo né orientato a destra né orientato a sinistra, e era un liceo in centro, ma non era un liceo particolarmente fighetto. Da quel liceo sono usciti una serie di personaggi che poi hanno fatto la storia dei movimenti dal 2000 in poi. Sono usciti anche i nuovi brigatisti. Una delle ragazze che sono state arrestate con le nuove brigate rosse era una mia compagna di classe, non l'avrei mai detto. E non aveva mai avuto nessun interesse nella politica, non aveva mai partecipato ai movimenti, era ingrumata su se stessa e nelle sue poesie, e evidentemente questo suo non confrontarsi mai con il diverso, questa è la lettura che ho dato io della situazione, l'ha portata secondo me ad aderire acriticamente a una serie di azioni o di progetti di azione che poi l'hanno portata a dover passare dai 20 anni in poi, dai 20, sì, 22 anni in poi, la sua vita in carcere. Ed è strano dirlo di una persona nata nel 1980. Cioè, credo sia una storia molto anomala, ed è una storia sulla quale, con gli strumenti che sto acquisendo come ricercatrice, un giorno mi piacerebbe discutere e dialogare, però non è la storia che dovrei raccontare qui. Sono scappata a Bologna perché ho scelto Bologna, perché Bologna, vista da una veneta di provincia, era la città vicina che ti lasciava, ti permetteva di crescere. L'ambiente dell'università bolognese era molto più dinamico rispetto a quello padovano, sono andata lì e ho fatto in realtà vita universitaria, nel senso che durante i miei anni dell'università, come scritta scienza della comunicazione, non ho partecipato a nessun movimento, nessuna lotta. Ho ricominciato dopo, quando ho iniziato col dottorato, e col dottorato di ricerca ho fatto parte del movimento dell'Onda. Finito il movimento dell'Onda, avevo una professoressa che mi ha spinta lei a muovermi, perché mi raccontava cosa stava cambiando nell'università e mi ha invitata a iniziare a dialogare e a negoziare anche all'interno del percorso di dottorato una serie di cose che noi davamo per scontato che dovessero essere fatte così e invece sui quali avevamo dei margini di contrattazione. E la mia vita è costellata da donne, professoresse e anche suore, devo dire, che mi hanno spinta a movimentarmi, a domandarmi, a chiedere, a parlare. E finita l'Onda sono andata all'estero, ho perso di nuovo contatto con tutto quello che erano i movimenti.
non sono andata a Genova, io non sono di quelli che sono riusciti a partecipare a Genova perché non era un momento della mia vita in cui ero particolarmente impegnata politicamente nei movimenti e quindi a Genova non ho partecipato, ho seguito invece il Dal Molin, il No Dal Molin e tutto quello che c'è stato prima, perché in realtà la storia è... inizia molto prima, c'era cioè già nella fine degli anni 90 tra Padova e Vicenza iniziavamo a parlare di beni comuni anche nei licei, di falde acquifere che non si dovevano toccare. Va bene, scusate questi flashback. Arrivo a Bologna, sono a Bologna da un tot di anni, viaggio molto all'estero, mi trovo a essere in Egitto quando ancora non c'era la protesta in piazza Tahrir, ma c'era già tutto il fermento che poi avrebbe portato alla protesta, a parlare con dei giovani egiziani, farmi raccontare come si sta, cosa sta succedendo, eccetera. Avverto sentore di quello che sta succedendo. Nel 2011 per una serie di convegni sono in Grecia e sono a Syntagma Square e seguo quello che sta succedendo, sempre armata alla macchina fotografica, perché tra l'altro la mia grande passione è la fotografia. Nel frattempo sono diventata ricercatrice precaria, ovviamente con contratti a rinnovo annuale, devo fare la brava, quindi posso fare un po' di attività, di attivismo, ma non troppo perché altrimenti il mio contratto viene messo in discussione. Lavoro con una donna all'università, una sociologa, nonostante io sia di formazione soprattutto una psicologa e cognitivista. Faccio, dopo la Syntagma Square, sono sempre in questo viaggio, in questo tour per convegni, mi trovo invece a Plaza Catalunya nel momento in cui la stanno sgomberando per proiettare la finale della Champions League in cui giocano il Barcellona contro il Madrid. Quindi questo movimento bellissimo, eccetera, con il pretesto di pulire la piazza, viene sgomberato con la violenza, mi prendo anch'io le mie perché sto facendo delle foto senza essere assolutamente autorizzata a farle, mi vengono cancellate le foto dove avevo fatto gli scatti insomma con la violenza, mi vengono lasciate tutte quelle prima e tutte quelle dopo, vengo minacciata del fatto che siccome in quel momento dal mio passaporto risultava che io fossi negli Stati Uniti e quindi ero solo in viaggio di lavoro, mi vengo minacciata che il mio visto per gli Stati Uniti me lo posso scordare, e messa su un taxi, accompagnata in aeroporto e mandata a casa, facendomi capire che l'alternativa era molto peggio, quindi mandata a casa dalla Spagna. La settimana successiva dovevo essere a Sarajevo, non ce l'ho fatta, nel senso che io dopo Syntagma Square, dopo essermi presa le botte eccetera, ho detto no, mi prendo una settimana di pausa, sto buonina, sto a casa. Torno negli Stati Uniti, decimo anniversario dell'11 settembre, sempre 2001, ed è molto legato a Genova, quel 2001 americano al nostro 2001 italiano, ma anche questa è un'altra storia. Dopo l'11 settembre inizia a movimentarsi qualcosa, a muoversi qualcosa a New York, e quello che poi diventerà Occupy Wall Street. Ho la possibilità straordinaria di seguire tutta l'evoluzione del movimento Occupy Wall Street, dall'apice fino alla caduta. Seguo anche questo, faccio le fotografie, raccolgo materiali, eccetera. Va bene, torno a casa con tutto questo bagaglio di esperienze, eccetera, 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 mi rendo conto che non sto più facendo niente. Contemporaneamente, però, di attivo, nel senso che sto diventando una specie di osservatore dei movimenti, con un bagaglio però anche di reti, di competenze, di esperienze, eccetera, che in qualche modo doveva essere, con tutto quello che avevo investito, doveva essere speso. Io mi occupo di comunicazione sociale, la faccio breve, soprattutto nelle disuguaglianze in salute. Questo è il tema anche del mio progetto di ricerca. La mia prima idea era di investire di nuovo, anzi di reinvestire tutto questo capitale per migliorare quello che stavo facendo nella mia ricerca. In realtà viene eletta segretaria dell'FLC una mia carissima amica, arrivo al punto del referendum, sì. Una mia carissima amica. Diventa segretaria FLC la Francesca e vengono raccolte nel frattempo le firme per il referendum bolognese. Francesca non riesce a stare dietro a tutto quello che si muove attorno all'universo, scuola, università, ricerca, eccetera. Mi chiede una mano, sa che sono disponibile, sa che in quel momento sono indignata, sono occupata, sono nervosetta per il mio contratto di lavoro, eccetera, e dico ok, io mi concentro allora sulla cosa del referendum, va bene, vengo eletta per darmi la possibilità di
di riportare anche quello che stava succedendo, responsabile per la ricerca precaria dell'FLC, sempre precari, dell'Emilia Romagna, e quindi mi viene dato anche un incarico che non ho chiesto, però che mi permette per esempio di avere delle cose piccole come i rimborsi spese nel momento in cui vado a Roma, come anche il diritto di parola nelle assemblee, cioè quelle cose che mi permettono in qualche modo di far rete su tutto quello che riguarda quello che sta succedendo nel referendum bolognese. Entro dentro questo comitato, mi affaccio dentro questo comitato di persone che io avevo intravisto nella vita politica bolognese, che non conoscevo personalmente, persone che erano lì a titolo individuale in quanto madri dei bambini rimasti fuori dalle scuole, e poi come rappresentanti di movimenti, di partiti, dei sindacati coinvolti all'interno di questo progetto referendum, per il quale invece tutto l'iter amministrativo della raccolta delle firme eccetera è già stato svolto. Entro quindi a questo punto della storia e mi trovo davanti quella che Wooming 5 ha definito una banda di matti, nel senso che ecco, l'idea di organizzazione e l'idea del comitato articolo 33 erano due cose che non vivevano nello stesso piano, nel senso che c'era veramente una totale anarchia, cioè era completamente, tanto che il movimento non aveva dei portavoce, nel senso che c'erano alcune persone con mania di protagonismo che si erano autoproclamate portavoce, e per un certo periodo ci andava anche bene che lo facessero, perché lo facevano mediamente bene, ma in realtà il comitato non era in grado di decidere niente, di fare niente che fosse in modo organizzato. Non si riusciva a farlo per alzata di mano, non si riusciva a farlo per un consenso manifesto di una cosa che fosse la maggior parte delle persone, cioè non c'era all'interno del comitato nessun tipo di... era totalmente anarchico, io non ho mai visto una cosa del genere. E infatti siamo tutti assolutamente sorpresi rispetto al risultato raggiunto, perché vi assicuro che vuol dire che stavamo facendo qualcosa di veramente forte, e la forza del messaggio che avevamo dalla nostra parte era superiore rispetto evidentemente alla nostra capacità di dirlo in modo organizzato. Arrivo dentro il comitato, l'unica mezza forma di organizzazione che riusciamo a darci è la divisione del comitato in due tronconi, cioè la parte che si occupa dell'amministrazione, dell'organizzazione, e la parte che si occupa della comunicazione. Questi due gruppi diventano ovviamente due schieramenti che non aspettano altro che l'assemblea plenaria per scontrarsi, nel senso che una volta che hai deciso di dividere le cose in due, quindi hai creato un bipolarismo, davi anche la possibilità alle persone di schierarsi con uno o con l'altro, cioè di ricondurli ad una dinamica che conoscevano già, per esempio, e di invece accapigliarsi nel momento in cui bisognava decidere. Quindi l'anarchia si è spezzata in due, sono diventati due stronconi, quello dell'organizzazione e quello della comunicazione. Quello della comunicazione riusciva ad avere, un po' per motivi anagrafici, avevamo più o meno tutti la stessa età, e un po' perché avevamo il compito più facile, un po' più tecnico, diciamo. Abbiamo smesso di chiedere cosa fossero, di discutere, di negoziare su quali fossero i messaggi del referendum, tanto era uno, votate per il no ai finanziamenti pubblici alla scuola privata, e ci siamo accordati su quel messaggio facile, semplice e intuitivo, e abbiamo detto ok, diciamo quello, poi tutte le variazioni sul tema cerchiamo di negoziarle in qualche modo, oppure le diciamo, le diamo a titolo personale, diamo delle interpretazioni a titolo personale. Quindi io non so più bene cosa è successo nell'altro pezzo del comitato, mi sono concentrata su quello della comunicazione, sulla parte della comunicazione. Lì c'era i partiti politici che sono coinvolti nel referendum e che noi abbiamo strumentalizzato nel momento in cui dovevamo far arrivare qualcosa in consiglio, tipo anche solo prenotare la sala stampa del consiglio comunale per le nostre conferenze stampa, oppure una domanda per l'occupazione del suolo pubblico per il banchetto. Erano SEL e il Movimento 5 Stelle, più, che però non sono rappresentati in consiglio, dimmi se sbaglio, e i comunisti, il Partito Comunista, che non è neanche credo nel gruppo misto, quindi no, proprio non può incidere in nessun modo, e c'era come rappresentanza politica, ma l'abbiamo tenuto insieme a tutti gli altri. E poi c'erano tutti i movimenti, c'era il movimento dell'acqua, c'erano i sindacati, c'era la CGIL FLC, perché la CGIL in realtà era schierata pro B,
l'FLC della CGIL e la FIOM erano schierate pro A, e già questo poi avrà un peso nel momento del congresso quest'anno, perché lì si è giocata una parte del congresso della CGIL. E quindi FLC, FIOM dentro al nostro comitato nella parte della comunicazione, e c'era il Nicobas, c'era la CISL era schierata pro B, quindi un sindacato schierato pro B, e poi cosa c'era? No? I sindacati di base. Quindi, e poi appunto movimento per l'acqua pubblica e altri micro movimenti che ci sono a Bologna, come quello per la pedonalizzazione, eccetera, che erano sempre rappresentati da una o due persone. Dall'altra parte invece nei pro B c'era la Curia, il PD bolognese, schierati più o meno compatti, l'Ampi si è astenuta nel nostro caso, sì. L'Ampi si è astenuta perché, sai, l'Ampi è a Bologna, se schierarsi contro il PD era un po' difficile, ma non potevano giustificare in nessun modo il finanziamento pubblico alle scuole private. Quindi si sono astenuti. Questo non... Vabbè, le donne dentro questo movimento che ruolo hanno giocato? O che potevano giocare? Le donne dentro questo movimento sono state zittite. Subito, perché il tono che si utilizzava all'interno di qualsiasi discussione metteva in difficoltà qualunque donna cercasse di ragionare in modo costruttivo e collaborativo, nel senso che era veramente un tono urlato quello dentro il movimento. Quindi le donne che sono riuscite a rimanere, perché tantissime poi hanno abbandonato strada facendo, esaurite dalla difficoltà proprio di negoziazione, dagli insulti anche che altre donne e gli uomini rivolgevano nei confronti delle donne presenti. Giusto per capire, stai parlando di un confronto tra gente di A e di B? No, interno la gente dell'A. No, preciso perché è questo secondo me il nucleo interessante. Visto da fuori era tutto bellissimo, invece c'è una conflittualità interna. Io posso parlare a titolo personale perché il comitato si è sciolto. Era un comitato di scopo, raggiunto lo scopo, sciolto il comitato. Non esiste più. Sì, no, nel senso, era una questione di sopravvivenza. Io dovevo anche lavorare, tra l'altro, nel frattempo, non è stato facile. E, va bene, le donne hanno deciso, quelle che sono rimaste, a un certo punto hanno ripiegato in ruoli di back office. Tipo quello su cui mi sono orientata io. Sono un'esperta di strategie nei social media, strategie di comunicazione nei social media, questo lo faccio anche come consulente per società private, per gruppi no profit, eccetera. No, non pensate di chiedermi, non ne ho più di tempo, nel senso, ho un sacco di studenti che ho istruito, allenato, ho platee di studenti che si rendono disponibili a fare progetti di strategia di comunicazione sociale nei social media, e nel senso che io ogni anno ne ho troppi di studenti che vogliono fare il corso su questo. Mi sono presa l'incarico assieme al mio compagno che è un attivista abbastanza conosciuto, che poi è la persona che mi ha presentato Monica, e la cura della comunicazione nei social media, e quindi senza presentarmi come donna ho cercato di orientare verso uno stile femminile, quindi meno urlato, meno contrapposto, meno spietato anche nei confronti dei fallimenti della strategia comunicativa del ProB, ma molto conciliante anche o ironico nei confronti delle loro uscite tragiche, perché per fortuna che avevamo il PD dall'altra parte, perché se avevamo della gente brava era veramente la fine. E lo so che Cecilia si nervosisce adesso, però con questo stile comunicativo siamo riusciti a dire tutta una serie, far passare tutta una serie di messaggi non concordati ma condivisibili, che hanno reso più fitto, più denso, più completo il messaggio vota no al finanziamento pubblico alla scuola privata. Siamo riusciti a spiegare perché questo entrava nella vita quotidiana non solo delle madri,
ma anche perché questo entrava nella vita quotidiana dei nonni. Per esempio, iniziare a dirottare i fondi che venivano dati alle scuole private ai bambini. Siamo riusciti ad aggrapparci anche a una serie di valori, quelli della resistenza, e far capire a molte persone dell'ANPI, nonostante non siamo stati invitati a parlare nei loro circoli di Fiorenza del PD, che invece è andato a parlare, a presentare il ProB nei loro circoli, a far capire perché rispetto ai valori dei partigiani, e soprattutto della staffetta partigiana, partiamo avanti dalla staffetta partigiana, quello che dicevamo noi era coerente. Poi abbiamo avuto una grossa mano, che è stata quella della presenza di Rodotà, che ha riportato come presidente del comitato, che non è mai venuto durante le nostre... Però comunque la sua presenza, il periodo favorevole rispetto al fatto che era uno dei candidati preferiti da una larga maggioranza della popolazione, ma non dai parlamentari. E la sua signorilità nel momento in cui c'è stato lo scontro con Prodi e ho la possibilità, quindi l'idea anche di fare un passo indietro in quel momento quando c'era un candidato di valore secondo lui, secondo il suo punto di vista, secondo la sua storia, che in qualche modo avrebbe potuto fare quello che più o meno avrebbe fatto lui, eccetera, hanno dato un valore ulteriore a quello che stavamo facendo noi, che ci ha permesso poi di vincere sorprendentemente il referendum, tra l'altro portando a votare un numero non indifferente di persone a Bologna, in una giornata calda e di sole, ok? E nonostante il PD non abbia rispettato il silenzio elettorale, ma ci sia stata una tempesta di freddo e pioggia che gli ha impedito di fare la manifestazione conclusiva il giorno prima, perché Dio c'è, io ho scoperto, io ero atea prima, ma invece Dio c'è e ce l'ha col PD, tra l'altro. Quello senza dubbio. Quello senza dubbio. Ma i giorni qui loro, dispetto del silenzio elettorale, avevano prenotato la piazza, avevano montato il palco, avevano già speso i soldi per la comunicazione, eccetera, è venuto tutto a Bologna. Anche il giorno prima quando l'abbiamo fatta noi, ma noi siamo molto resistenti e quindi siamo stati col freddo e col gelo in piazza lo stesso giorno dopo, era impossibile, nel senso che c'era proprio un problema. E niente, quindi questa è la storia del referendum. Noi ci siamo sciolti come comitato, ma in realtà e probabilmente non abbiamo vinto, nel senso che poi hanno cambiato le carte in tavola 10.000 volte e hanno ignorato l'esito del referendum quando è stato ora di destinare i fondi. Ci sono di nuovo 200 rotti bambini esclusi dalle scuole pubbliche e che di questi 200 non sono sicura che tutte le famiglie vogliano mandarli in una scuola privata paritaria. Viene elargito questo finanziamento, non c'è stata possibilità di negoziare sulle modalità con cui questo finanziamento viene elargito, nel senso che il problema è che viene data la stessa quota a tutte le scuole, sia che nelle sezioni ci siano due bambini presi dalle liste di quelli esclusi dalla scuola statale, sia che ce ne siano 10 o 20 in una classe, ok? La sezione prende la stessa quota di finanziamento, non c'è differenza tra una scuola che ha una retta di 500-600 euro e una scuola che ha una retta invece che è uguale a quella della comunale, quindi che utilizza la retta soltanto per i pasti, per la mensa, giustificare la retta soltanto con la mensa. Non siamo riusciti a negoziare nemmeno su questo punto, siamo riusciti a far fare una figura di merda e soprattutto una figura che penso ci ricorderemo in tanti, e a chi è stato incoerente rispetto ai valori che professa e poi alle politiche in cui li traduce. Siamo riusciti a far parlare di scuola pubblica e prendere posizione sulla scuola pubblica una serie di personaggi, che non solo locali ma a livello nazionale, che hanno dovuto posizionarsi rispetto al referendum. E io penso che questo, rispetto al soggetto che ha messo in moto questo meccanismo, sia un risultato eccezionale, ottenuto da donne che a un certo punto hanno fatto un passetto indietro, ma per prendere la rincorsa e farne uno con un movimento più ampio e trasversale avanti. Il follow up è che questo movimento in realtà c'è, è vivo, in tantissimi, lotta insieme a noi, no, e da tantissime, ci sono tanti referendum di questo tipo in tutti i comuni in cui c'è lo strumento del referendum consultivo, che si stanno muovendo, hanno preso questo come un modello e stanno cercando di replicarlo in situazioni analoghe a quella bolognese. Quindi è diventato una cosa nazionale. Non è un referendum nazionale, è un referendum locale su
scala, su scala nazionale. Non è ancora di Veloso. Come si chiama? Non c'è più, non c'è niente. Siamo in attesa di costruire un qualcos'altro. Vabbè, sono insegnante di lettere, ho studiato lettere classiche e sono insegnante per scelta in una scuola pubblica. Tanto per chiarire, insomma, non faccio come molti miei colleghi che hanno votato A e che però per avere punteggio insegnano nelle scuole private e poi passano avanti nella graduatoria pubblica. Ma al di là di questo, giusto per dire questa cosa, no perché ne pago le conseguenze personalmente, perché vado a lavorare più lontano di altri, quindi. E, detto questo, io invece la differenza, insomma, ho fatto, diciamo, in qualche modo attivismo politico, sociale, da quando più o meno ho 16 anni, prima nei movimenti, ho fatto un periodo di servizio civile e poi a un certo punto ho avuto questa fantastica idea di entrare nel PD. Detto questo, arrivo al punto del referendum. Io avevo una posizione molto sofferta in realtà, proprio perché in quanto insegnante della scuola pubblica ho avuto una posizione personale molto sofferta, quindi in qualche modo vi riporto le contraddizioni interne che c'erano all'interno del PD. Io mi collocavo in una situazione un po' diversa, cioè una posizione un po' così intermedia, diciamo. Allora, fermo restando che il partito ha gestito come alzato molto male tutta questa vicenda, quello che metto in evidenza sono questi, è questa cosa qui. Dunque, ci siamo trovati davanti al paradosso di vivere a Bologna, che è sostanzialmente il comune che ha più scuola pubblica in assoluto, ok, anche in altre, adesso non posso entrare nei particolari, però anche rispetto ad altri comuni dell'Emilia Romagna molto noti come Reggio Emilia, Modena, eccetera, Bologna garantisce comunque la scuola pubblica in modo maggiore. Scuola pubblica, faccio presente che si sta parlando, un altro punto centrale, in realtà di scuola materna, dell'infanzia, dell'infanzia si dice adesso. Sì, 3-6 anni. Come? Sì, quindi non, diciamo, scuola che dovrebbe essere garantita dallo Stato, ma non è obbligo, e quindi lo Stato non garantisce, quindi intervengono i comuni. Quindi è una situazione particolare e ci siamo trovati nel paradosso di essere noi in questa bufera, noi che però in qualche modo questo servizio lo garantiamo, no? Paradossalmente magari a Catanzaro nessuno dice niente e le donne e i figli si ritengono e zitte e mute. Che verga. Appunto, adesso faccio un esempio. Vabbè, non si muovono adesso. C'è un problema di posti che era effettivamente un problema affrontato male dal comune, perché c'era stata un'esplosione demografica prevedibile, ok, che era, questo bisogna dirlo, nel senso l'esplosione demografica che c'era stata era prevedibile, qui si poteva in qualche modo arrivare a intervenire prima. Il comune di Bologna ha avuto diverse vicende, commissariamenti vari, insomma poi il problema che nasceva lontano così, quindi di fatto non si riusciva a risolvere questo problema di posti in tempi rapidi, mantenendo il finanziamento, cioè neanche passando completamente, questo dicono insomma dentro il PD, a un sistema che finanziasse solo le scuole pubbliche. Cioè finanziando le scuole pubbliche non si riusciva di fatto a garantire la stessa copertura di posti, per cui c'è una grande lotta sui numeri. Però secondo me l'essenza della cosa non è neanche a livello insomma di numeri, perché il problema comunque effettivamente c'è, ok? Le donne ad esempio del PD avevano riflettuto su, perché ripeto, c'erano grossi problemi, anche perché la base del PD in qualche modo era divisa nei nostri circoli, per quanto il partito avesse detto si vota B, molti hanno votato A, cioè tanto per chiarirci. Quindi a Bologna non vince un referendum se non coinvolgi la base del PD, quindi in qualche modo chi è andato a votare erano gli elettori del PD e ha votato sostanzialmente A. Questo per far capire le contraddizioni interne al partito. Come donne del PD abbiamo riflettuto su due punti. Allora, uno era quello legato al servizio che veniva offerto. Quindi, il punto è questo. Fermo restando che non si sta parlando di scuola dell'obbligo, perché se si parlasse di scuola dell'obbligo, chiaramente sarebbe un discorso inquadrato in un modo completamente diverso. Quindi che si sta parlando essenzialmente di un servizio alle donne. Sarebbe meglio dire alle famiglie, però poi di fatto è alle donne. Ai genitori, esatto. Però poi di fatto, alla fine, in qualche modo, se viene a mancare il peso di questo aspetto, cioè dei bambini che rimarrebbero fuori nel momento nel quale calano i posti perché non vengono più finanziate le scuole paritarie, cade sulle donne, al che noi abbiamo detto, mi ricordo, nelle nostre riunioni, poi in realtà è stato scelto un profilo più basso, quindi non è stato fatto. Chiedevamo a tutti gli uomini che sostenevano l'opzione A di impegnarsi poi, qualora i figli restassero fuori, a starci loro a casa. Ok? Quindi questo era il primo problema.
L'altro problema che, su quale effettivamente io avevo un po' anche detto la mia, è quello che si chiama quella che io chiamo avanguardia pedagogica. Poi magari altre donne potrebbero pedagogica. La scuola pubblica è una scuola che tende ad essere un po' ingessata. Quindi il messaggio che è passato da questo referendum era che non si doveva in qualche modo finanziare, si dovevano non finanziare le scuole confessionali. In realtà però all'interno delle esperienze che erano sicuramente anche confessionali, c'erano però delle altre esperienze, come ad esempio gli stanerianti, che non so, sono confessionali sostanzialmente anche loro, gli stanerianti. In qualche modo sono confessionali anche loro, nel senso che seguono una filosofia molto precisa e molto contestabile. Molto, sì, si può dire, però non sono confessionali nel senso stretto, che non sono certo suore e preti. Allora, però, questo secondo me pone un altro problema. E l'altro problema che noi abbiamo messo in evidenza è questo, cioè qual è l'avanguardia pedagogica che si offre in un servizio pedagogico rispetto a una scuola pubblica che di fatto per diverse ragioni rischia di essere un po' ingessata. Quindi i due punti su cui noi riflettevamo come donna era questo: primo, il fatto che si sta parlando di un servizio, ok, quindi di come poi questo servizio può essere garantito in modo esteso a tutti, evitando che ricada appunto soprattutto sulla cura delle donne. E l'altro aspetto è, se si dice che solo la scuola pubblica è garanzia di laicità, funzionamento, eccetera eccetera, si dice sostanzialmente che tutto quello che è sulla qualsiasi altra visione che è sulla da questo aspetto può in qualche modo non essere positiva. Allora, io ad esempio su questo discorso io personalmente non sono d'accordo, cioè, quindi la mia visione femminile è un'altra, cioè io penso che, anche come insegnante lo penso, che sia giusto trasmettere una visione del mondo, ok? Quindi poi si potrà decidere in che fase, in che modo modularla, dove è più opportuno, dove è meno, e anche lasciare una certa libertà di scelta, però io non sono d'accordo col principio che solo la scuola pubblica, siccome è mediamente laica, plurale, mediamente così, allora è garanzia di laicità, eguaglianza, eccetera. No, su questo secondo me c'è un problema. Quindi questi sono gli elementi di riflessione che in qualche modo c'erano all'interno del PD. Vi dico, è stata una riflessione molto sofferta. Io ho avuto i miei iscritti che arrivavano lì e mi dicevano: io voto A, e dicevano: vota A, per carità, cioè non ti dà certo di non farlo. Però gli elementi in cui si sono trovati sono stati questi, fermo restando che il referendum è stato gestito malissimo dal partito e infatti ha portato secondo me a una sconfitta che era prevedibile e forse anche giusta. Il partito dell'amministrazione locale, perché era stato come? Sul dopo? Ah, sul dopo il punto? No, allora garantisce la lobby, cioè ha garantito il finanziamento, ha perso incredibilità e nell'opinione No, dopo è successo quello che un po' tutti sapete, cioè c'è stato un ordine del Consiglio Comunale che di fatto ha mantenuto il finanziamento così com'era, e chiaramente lì c'è stato il solito problema che ha votato il PDL, ha votato insieme al PD per ovvie ragioni su questo argomento legato insomma al loro legame con la Curia. C'è stato un consigliere del PD che ha di fatto si è astenuto ponendo un problema, cioè dicendo: ok, è chiaro che il referendum ha avuto dei problemi perché è vero che ha votato una parte consistente, ma non ha votato la maggioranza, la città, insomma ci sono una serie di cose, quindi però non si può ignorare che c'è stata un'espressione comunque di una volontà che evidentemente è popolare, quindi dobbiamo assolutamente avviare un percorso che sia un percorso di interlocuzione per arrivare prima o poi in qualche modo, se non a abolirlo, quantomeno a rivederlo questo finanziamento. C'è stato un consigliere, come? La prossima amministrazione. Cioè è stato uno del nostro gruppo consigliare che ha fatto questo tentativo astenendosi nel momento nel quale c'è stato quel voto. Tra l'altro insomma poi l'hanno anche minacciato di togliergli le deleghe, però lui l'ha fatto lo stesso. Quindi questo è stato poi l'epilogo effettivo di tutta questa vicenda. Guarda, io in realtà io avrei voluto votare, però non ho votato perché, e qui si aggiunge un particolare, no, io ho fatto una corsa di spesa perché quel weekend ero a Roma,
ho fatto una corsa di strada per arrivare in tempo a votare, ma vi giuro, sono arrivata stremata, ho messo piede dentro avevo telefonato al mio amico che era presidente del seggio, gli ho detto vi prego aspettatemi, sto arrivando. E io alle 22.01 ero lì dentro, tra l'altro ho fatto una corsa in salita perché hanno dislocato e però non mi hanno fatto votare.